Siamo sul piazzale della chiesa di San Gabriele in occasione di Campiglione in Festa, organizzata dal Centro Sociale Campiglione, che propone anche quest'anno con l'alto patrocinio del Comune di Fermo assessorato allo sport la 10ª edizione di Campiglione in bici fa felici, una passeggiata in bicicletta. Vedete il maltempo che naturalmente sembra non dare tanto seguito a questa manifestazione che ha avuto sempre tanti iscritti, invece anche quest'anno saranno in tanti al via e abbiamo calcolato 350 bici che sono partite dalla piazzale San Gabriele di Campiglione di Fermo. Piovigginava nel momento in cui si è partiti, il percorso è stato accorciato e noi adesso andiamo a vivere insieme ai partecipanti, tra essi anche l'assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini e il consigliere comunale Massimo Tramannoni, ci sono anche Federico e Nicolò Steca di Steca Energia, partner della manifestazione. Andiamo a vedere dalla partenza le più belle immagini realizzate per quanto riguarda la 10ª edizione di Campiglione in bici fa felici.
manifestazione la pioggia si è fatta più insistente, allora tutti a rifugiarsi sotto il tendone della festa di Campiglione in Festa, dove c'è stato un bel ristoro per tutti i partecipanti. Ad un certo punto si è materializzato anche il sindaco Paolo Calcinaro, che insieme all'assessore allo sport Scarfini, insieme alla consigliere Tramannoni e al presidente del centro sociale Cristiano Paradisi ha iniziato la premiazione. Sono stati premiati i due più giovani al via, che sono risultati essere Emma Sacripanti e Riccardo Violoni, e i due più anziani Ezio Marini e Maria Ercoli. C'è stata anche la sottoscrizione per quanto riguarda la lotteria, con le 3 biciclette messe in palio che hanno fatto felici i loro vincitori, e alla fine noi abbiamo voluto sentire il parere del sindaco di Fermo Calcinaro, dell'assessore allo sport Scarfini e dell'organizzatore nonché presidente del centro sociale Campiglione, Cristiano Paradisi. È terminata anche la 10ª edizione di Campiglione in bici fa felici, ha partecipato nonostante la pioggia l'assessore allo sport del comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. Che esperienza è stata? Bella, bellissima, particolare, la pioggia non è stata tantissima, quindi ci ha permesso di fare comunque una bella passeggiata tra noi concittadini che amiamo questa città e questo territorio. Io in compagnia con il consigliere Massimo Tramannoni ci siamo divertiti, e i ringraziamenti vanno sicuramente al centro sociale Campiglione, al presidente Paradisi Cristiano, che veramente come ogni anno sa mettere tutto a puntino per una bella manifestazione che riguarda le famiglie veramente, che è un percorso veramente che permette anche ai bambini piccoli di poterlo fare con i loro genitori, con i loro nonni, con i loro familiari, e quindi è veramente una cosa che nel territorio mancava e che io approvo molto come assessore allo sport. Sei diventato un biker a questo punto, possiamo dirlo? No, mi piace lo sport, mi piace divertirmi e farlo tra la gente è ancora più bello, e anche perché mi permette di ascoltare le esigenze, le particolarità e le situazioni di ogni quartiere della nostra città, e quindi è un'opportunità da non perdere sicuramente. Siamo con Cristiano Paradisi, presidente del centro sociale Campiglione. Si è svolta nonostante la pioggia questa 10ª edizione di Campiglione in bici fa felici, 250 adesioni, è stata veramente una bellissima manifestazione, qualcuno ha anche gradito il fatto che qualche goccia di pioggia gli cadesse addosso, e alla fine è andato tutto bene. Sì, anche noi siamo soddisfatti del risultato, perché col tempo così incerto non pensavamo questa partecipazione così massiccia, perché di solito arriviamo a 300-350 iscritti, oggi pensavamo di non arrivare nemmeno a 100. Siamo contentissimi, e secondo me anche con la pioggia dà un fascino diverso la pedalata di Campiglione in bici fa felici. 10º anno, sono passati 10 anni e non ce ne siamo nemmeno accorti. Esatto, nemmeno noi, guarda, e ti dico che tutto il gruppo ogni anno con entusiasmo organizza questa festa, e che poi diciamo sfoggia nella domenica mattina con questa pedalata, questo ritrovo di bambini, famiglie, anziani, giovani, bella cosa. Il piazzale è quello della chiesa di San Gabriele, che ogni anno si arricchisce di qualche cosa in più. Adesso possiamo dire che si è completata anche questa bellissima piazza dove voi organizzate ogni anno Campiglione in Festa. Sicuramente, quest'anno con l'aiuto dell'amministrazione di Gabrielli, insomma, che ha contribuito a questa cosa, siamo riusciti a sistemare questa piazza definitivamente con un ottimo risultato, secondo me. È stato apprezzato anche dai cittadini, ma anche da chi da fuori sono venuti a partecipare alla festa, sicuramente. Per l'ottimo successo della festa e per l'ottimo successo di Campiglione in bici fa felici, chi vuoi ringraziare? Guarda, innanzitutto tutti i collaboratori, perché con la squadra vincente si riesce a fare queste cose. E ringrazio l'amministrazione perché ci supporta e ci coadiuva sempre, il sindaco in prima persona Paolo Calcinaro, che è sempre presente anche lui, e tutti quelli che vogliono venire alla festa, insomma. Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, è terminata poc'anzi la 10ª edizione di Campiglione in bici fa felici, oltre 300 partecipanti nonostante la pioggia hanno decretato il successo organizzativo. Veramente non credevo che nonostante il tempo inclemente partissero così tanti e arrivassero così tanti, con poi un momento anche molto bello qui alla festa del quartiere Campiglione che si sta svolgendo in questi giorni. Credo che sia un segnale molto importante del lavoro fatto dal centro sociale per questo quartiere, per questo noi cerchiamo di supportare il loro lavoro sia con un sostegno ma anche con logisticamente, avendo realizzato questa nuova struttura qui nel piazzale antistante, che credo che sia un punto d'aggregazione molto importante per questo quartiere.
Dicevamo, nonostante la pioggia, bella bella e tanta partecipazione. Assolutamente, famiglie, bambini, anziani, è veramente un bel segnale per le due ruote. In un mondo fatto di distanze, Steca Energia ha scelto le radici per offrirti ogni giorno l'energia per la tua casa o la tua azienda. Trasformeremo le risorse che hai intorno nella tua carica quotidiana. Visita il nostro sito o chiama il numero verde. Riceverai una nostra consulenza gratuita a domicilio o presso i punti Steca. Perché per far crescere i tuoi progetti non serve guardare lontano. Basta la forza del nostro territorio. Steca Energia, la tua carica quotidiana.